Si può dare i bacini, si può abbracciare. Ok, Monica, lascio iniziare a te l'apertura sul progetto di quello. Sì, vai, vai. È tua. Nata, siamo lei. Grazie a tutti di essere qui. Grazie a tutti di essere qui e sono molto felice di ospitare queste donne fantastiche che ci spiegheranno che cos'è l'endometriosi e ci faranno alcuni esempi di vita vissuta e soprattutto spero che possa essere molto utile per far luce su un argomento che è ancora un po' troppo sconosciuto alle masse. Quindi io sono Monica Antonelli e sono l'ideatrice del progetto Donne di Crema, di cui fanno parte anche Amanda e Vera, e loro sono l'esempio lampante di donne veramente toste che hanno saputo fare delle loro difficoltà un'arma a loro vantaggio, perché sono riuscite veramente a conquistare un sorriso bellissimo nonostante tutto quello che hanno passato, e secondo me sarà un incontro davvero. Mi fatto subito piangendo così anche. Sì, tempo il botto mi piace così. Esatto, hai voluto farmi aprire. Tornando seri, spero che sia un incontro davvero molto bello per tutti, molto, soprattutto molto stimolante e interessante, e quindi lascio la parola a loro. Grazie mille. Grazie a te Monica davvero per questa opportunità. Io parlo per me, ho partecipato al progetto proprio perché volevo, non dico essere l'esempio perché diventa troppo grande come cosa, però riuscire a essere un contatto per quelle donne che magari stanno male, sono in difficoltà e riscontrano qualcosa del loro malessere attraverso la mia storia. E quindi riuscire a essere un aiuto concreto per quello che può essere il percorso poi verso l'endometriosi. Lascio la parola a Amanda. Sì, anch'io ringrazio ovviamente Monica. Ho partecipato anche con entusiasmo al suo progetto. L'unica cosa che, vabbè, io ho raccontato una storia diversa, però poi mi sono ricollegata alla storia di Vera, che tra l'altro conosco da millenni, da una vita veramente. E quindi ho partecipato molto volentieri, mi sono ricollegata, come dicevo, alla sua storia e abbiamo poi deciso di partecipare insieme a questo talk, di dare vita insieme a Monica a questo incontro che secondo me può diventare veramente molto interessante, anche perché comunque c'è ancora tanto bisogno di far conoscere l'endometriosi, perché tante persone non la conoscono e purtroppo la sottovalutano tantissimo, ecco. Parto ringraziando le qui presenti donne che hanno fatto anche molta strada per essere con noi. Una è la dottoressa Ludovica Bartiromo, ginecologa presso l'ospedale San Raffaele di Milano, esperta nella diagnosi e nel trattamento dell'endometriosi, grazie mille per essere qui. E l'altra bellissima donna è la dottoressa Francesca Fasolino, che è la presidente dell'Associazione Italiana per la Consapevolezza sull'Endometriosi, Alice ODD Endomarch Italy, Team Italy. Lascio poi la parola a voi, ma veramente per noi vuol dire tanto. Io che seguo comunque Alice e tutte le associazioni che possono aiutare nel percorso di consapevolezza, perché non è una parola messa lì a caso. La consapevolezza sull'endometriosi, ragazzi, veramente è la base per iniziare il percorso anche di accettazione della malattia. E partiamo con la prima domanda: che cos'è, la dottoressa Bartiromo, che cos'è l'endometriosi? Allora, anch'io vorrei ringraziare sia Alice, l'associazione, sia voi per questo invito, l'ho avuto molto volentieri e mi fa piacere insomma dare una mano alla divulgazione, sicuramente di informazioni che purtroppo ancora oggi mancano, non solo in ambito, diciamo, un po' sociale, ma anche purtroppo in ambito sanitario, c'è ancora molta strada da fare. Allora, che cos'è l'endometriosi? Non troppo scientificamente, è sostanzialmente la presenza delle cellule che normalmente si trovano all'interno dell'utero e che quindi ogni mese esfoliano e si presentano sotto forma di flusso mestruale in sedi ectopiche, cioè anomale. Queste cellule vanno ad impiantarsi all'interno della pelvi, a volte anche dell'alto addome,
crescendo e rispondendo in qualche modo a quello che è lo stimolo ormonale, così come rispondono le cellule all'interno dell'utero, e determinando processi importanti alle volte anche di infiammazione, infiltrazione, che si manifestano dal punto di vista poi sintomatologico come algie, insomma poi nello specifico vi dirò quali sono i sintomi tipici dell'endometriosi. È importante parlarne perché nonostante non sia una patologia di cui si sa tanto, il suo impatto sociale è veramente rilevante. Basta pensare che interessa circa il 10% delle donne in età riproduttiva, quindi una stima diciamo forte, e che circa 4 milioni di donne in Italia, 17 circa in Europa e 180 milioni di donne nel mondo ne sono affette. Perché viene l'endometriosi? Purtroppo, nonostante ormai quasi 20 anni di ricerca scientifica, non si sa, nel senso che come molte altre patologie, la causa patogenetica specifica non è nota e questo costituisce in qualche modo anche un forte limite per la ricerca di diagnosi che siano immediate e che possano essere utilizzate ad ampio spettro su tutto il territorio, quindi non solo nei centri di riferimento, e anche sul trovare una terapia, perché purtroppo per l'endometriosi ad oggi non esiste ancora una terapia. Non si può guarire dall'endometriosi, è per questo motivo che la definiamo una patologia cronica, e esistono delle terapie sì che sono state diciamo accettate di volta in volta, perfezionate grazie allo sforzo della ricerca scientifica, ma sono soltanto utili al fine di stabilizzare diciamo la patologia, ma non riescono ad eradicarla del tutto, perché una donna con l'endometriosi lo sarà sino a che non va in menopausa tendenzialmente, cioè quando la sua stimolazione ormonale verrà a cessare per cause fisiologiche. I sintomi, che cosa succede? Succede che tendenzialmente nella teoria diciamo più accreditata queste cellule vanno a rifluire in modo anomalo attraverso le tube e si impiantano appunto nell'addome. Per cui una donna con endometriosi lamenterà questi cicli mestruali molto abbondanti, il termine medico è dismenorrea, avrà spesso dolore durante i rapporti sessuali, quella che noi chiamiamo dispareunia, e un dolore pelvico cronico che forse insieme sicuramente agli altri sintomi, quello più invalidante, perché queste donne possono anche soffrire quotidianamente. In aggiunta, poiché è una patologia che per alcuni tratti sembra quasi mimare quello che è il comportamento biologico del tumore, nel senso che non metastatizza a distanza ma è in grado di persistere all'interno dell'organo in sedi in cui non dovrebbe esserci e crescere e invadere quelli che sono gli organi e i tessuti circostanti, per cui può esserci un interessamento anche di quelli che noi chiamiamo organi nobili, cioè gli organi che sono nella pelvi, gli ureteri, il retto, la vescica, vengono non solo interessati superficialmente ma a volte anche infiltrati da queste cellule, quindi con una serie di disturbi anche funzionali che hanno un impatto sulla qualità della vita a volte devastante, per cui queste donne possono avere disfunzioni urinarie, di tensione, possono andare incontro a coliche importanti sia renali sia intestinali, sangue delle feci, sangue delle urine, impossibilità ad andare in bagno da sole, insomma sono dei sintomi che per essere una patologia, è vero sì che è una patologia benigna, però basti pensare come la qualità della vita possa cambiare con una patologia del genere. Peraltro, che è un aspetto importante, spesso le donne che ricevono diagnosi di endometriosi sono terrorizzate dal fattore dell'infertilità, perché è passato anche forse una sorta di terrorismo psicologico negli ultimi anni, per cui a una diagnosi di endometriosi sembra che debba necessariamente coincidere la diagnosi di sterilità. Ed è un concetto un po' da combattere, perché è vero sì che l'endometriosi nel 50% della popolazione infertile in età riproduttiva viene diagnosticata purtroppo spesso tardivamente l'endometriosi, però è vero anche che con dei percorsi terapeutici assolutamente individualizzati che si compongono di una terapia chirurgica piuttosto che della fecondazione assistita, non necessariamente una donna dovrà aver bisogno di questi trattamenti, nel senso che ci sono donne con endometriosi che concepiscono spontaneamente e non hanno difficoltà ad ottenere una gravidanza, ma anche nel caso in cui questo dovesse succedere, disponiamo ad oggi di quelli che sono dei percorsi assistenziali dedicati che consentono alle donne con endometriosi di ottenere una gravidanza. Ti faccio un'altra domanda, ma perché viene definita subdola? È effettivamente subdola sia dal punto di vista strettamente biologico, nel senso che per il meccanismo diciamo propagazione di queste cellule alle volte può essere difficile diagnosticarla precocemente.
e quindi tendenzialmente basti pensare che in Italia il ritardo diagnostico nel diagnosticare questa patologia si stima essere da intorno ai 5-9 anni con una media di 7-8 anni, che è tantissimo, perché in questi 7-8 anni di mancata diagnosi e quindi conseguentemente di mancata terapia, la patologia fondamentalmente evolve e quindi può determinare proprio quelle situazioni di cui parlavamo prima, quindi un interessamento delle strutture circostanti, può determinare un danno a carico delle ovaie e quindi peggiorare la condizione di infertilità che invece se identificata precocemente poteva essere, diciamo, trattata in maniera più tempestiva. E non è nemmeno l'Italia il paese peggiore, nel senso che ci sono paesi anche con un sistema sanitario di ottimo livello in cui questo ritardo diagnostico arriva addirittura a 12-13 anni. Per quale motivo è così difficile diagnosticarla? Perché è una sintomatologia fondamentalmente aspecifica, quindi il problema secondo me si pone su due livelli. Il primo livello è sociale, culturale, cioè sostanzialmente noi veniamo da una cultura in cui soffrire perché si ha una mestruazione passa quasi come fosse un concetto normale. In realtà avere un flusso mestruale doloroso è una cosa di cui non vergognarsi, quelle volte sono le stesse donne che non lo dicono se non richiesto proprio dal medico, perché gli sembra quasi di enfatizzare un aspetto di cui dovrebbero vergognarsi, avere il ciclo doloroso che impedisce ad una donna di svolgere quelle che sono le sue attività quotidiane non è la normalità. Quindi da un lato questo, da un altro lato il fatto che spesso non vi è una diretta proporzionalità tra lo stadio, la severità della malattia e la sintomatologia riferita dalla paziente. Noi vediamo spesso in ambulatorio donne con delle cisti gigantesche o con una compromissione dell'intestino importante che riferiscono di essere totalmente asintomatiche e d'altro canto donne che pur senza nessuna segno di endometriosi alla visita o all'ecografia, ma magari viene poi diagnosticata solo durante una laparoscopia diagnostica, ha una sintomatologia assolutamente invalidante ed è una caratteristica tipica di questa patologia. Quindi non avere sintomi porta alcune donne a non fare dei controlli regolari e di conseguenza a scoprire l'endometriosi quando è in una fase ormai già molto avanzata. Il secondo livello che potrebbe spiegare in qualche modo questo ritardo diagnostico purtroppo è anche professionale, cioè aspetta un po' noi medici. Nel senso che c'è una poca informazione a livello della medicina del territorio, per cui i medici di base, che sono comunque il primo livello a cui afferisce fondamentalmente un paziente, non sono adeguatamente informati sull'esistenza e sulla presentazione sintomatologica della patologia. E purtroppo alle volte nemmeno i ginecologi di base lo sono, per cui il consiglio è quello fondamentalmente nel sospetto di avere l'endometriosi di riferirsi sempre a dei centri di riferimento, perché nei centri di riferimento esiste un personale che è altamente specializzato nel trattamento della patologia e che attraverso anche la sola visita ginecologica, quindi senza il ricorso a metodiche diagnostiche che sono invasive perché spesso richiedono un mezzo di contrasto, ma poi comunque richieste di solito tardivamente, quindi attraverso la sola visita un ginecologo che si occupa di endometriosi già ha un buon sospetto clinico, che viene poi confermato nella maggior parte dei casi da un'ecografia transvaginale. Anche questa, se eseguita in mani esperte, quindi da ecografisti che si occupano proprio di ecografia ginecologica di secondo livello, alle volte può essere anche totalmente sostitutiva, offrire informazioni più accurate di una risonanza piuttosto che di una TAC. È ovvio poi che nel caso in cui ci sia un sospetto di compromissione funzionale anche di altri organi, richiedere a quel punto indagini di secondo livello, come per esempio indagini urologico-intestinali, può aver senso, però si salta una serie di esami inutili semplicemente riferendosi a quello che è il centro corretto. Parlavamo di malattia cronica che non può essere curata. Gli eventuali trattamenti per questa malattia quali sono? Allora, diciamo che di base le linee guida internazionali definiscono degli step terapeutici. È ovvio che parlare di un trattamento dell'endometriosi è una domanda difficile, nel senso che va individualizzata da una serie di caratteristiche, l'età della donna, la sua ricerca di gravidanza, la sintomatologia riferita. Tendenzialmente l'approccio più conservativo è sempre quello da preferire, perché comunque molti, fortunatamente la maggior parte dei centri di riferimento
ha abbracciato, diciamo, il concetto che è una patologia che può diventare invalidante e quindi sicuramente richiede dei trattamenti, un personale altamente specializzato. Tuttavia non può e non deve essere trattata come fosse una patologia maligna. Per cui quanto più conservativi si può essere, tanto meglio è, soprattutto perché, come dicevamo prima, è una patologia dell'età riproduttiva, per cui queste donne hanno una diagnosi in età tendenzialmente giovane. Pensare di dover sottoporre ad un intervento chirurgico ripetuto una donna è ovviamente ogni volta sempre più complesso, perché ad ogni nuovo intervento c'è una complessità chirurgica ed un rischio chirurgico via via maggiore. Per cui in prima istanza sicuramente la terapia medica, una donna che ovviamente non ricerca una gravidanza, è la scelta, diciamo, da preferire. La terapia medica consiste banalmente nella pillola contraccettiva, quindi capite quanto pesi il ritardo diagnostico a fronte di una terapia che è banale, che viene prescritta da qualsiasi ginecologo. E ovviamente poi solo nel caso in cui ci sia un disturbo funzionale, una nausea, piuttosto che la ricerca di una gravidanza, si può, o una resistenza sintomatologica alla terapia medica, si interviene chirurgicamente, e questo ancora di più nei centri di riferimento, perché essendo una patologia, come dicevamo prima, noi scientificamente diciamo che infiltra il retro peritoneo, è una complessità chirurgica notevole, richiesta fondamentalmente da chirurghi che si occupano di oncologia. Per cui bisogna conoscere l'anatomia e non essere demolitivi, perché le conseguenze di un intervento troppo invasivo eseguito male possono essere addirittura peggiori di quelle che l'endometriosi stessa ha determinato. Anzi, purtroppo nella maggior parte dei casi, soprattutto il danno neurologico è iatrogeno, cioè determinato da un'invasività chirurgica eccessiva. È un danno che forse l'endometriosi di per sé, se lasciata lì e trattata farmacologicamente, non si sarebbe determinato. Per quello che invece è il capitolo dell'infertilità, che è fondamentale, ovviamente la fecondazione assistita fa passi da gigante e quindi tendenzialmente offre possibilità riproduttive forse impensate rispetto anche solo 10 anni fa. Io vorrei anche introdurre un concetto che non è tipicamente terapeutico ma è quasi preventivo, che è quello della criopreservazione ovocitaria, di cui si parla poco, però nei centri di riferimento ormai è diventato quasi obbligatorio proporre una ragazza giovane al di sotto dei 35 anni la criopreservazione, perché confezionare, cioè raccogliere gli ovociti in età giovanile, fa sì che si abbia, diciamo, un risultato sia qualitativamente non paragonabile a quello che si ottiene dai 35 anni in poi, in quanto la fertilità di una donna già fisiologicamente dopo 35 anni peggiora, a maggior ragione nelle donne affette da endometriosi. Per cui a una ragazza di 26 anni con una diagnosi di cista endometriosica è veramente necessario proporre la criopreservazione, perché soprattutto se non esiste un desiderio di gravidanza immediato, e nella maggior parte dei casi non esiste, perché le esigenze professionali e lavorative di una donna per fortuna sono completamente mutate rispetto a quello che avveniva qualche anno fa, questo le offre la possibilità di fare una scelta a 26 anni che le cambierà totalmente quelli che sono gli outcome riproduttivi a 37-38 anni, quando quella donna poi magari si sarà realizzata professionalmente, avrà trovato un compagno e avrà reali difficoltà nell'ottenere una gravidanza. Il problema attuale della criopreservazione è che non è coperta dal sistema sanitario. Ci sono fatti dei passi in avanti dal punto di vista legislativo per l'endometriosi importanti, poi l'identificazione dei LEA nel 2015, il riconoscimento dell'esenzione per l'endometriosi, che tuttavia oggi non copre le terapie, follia, però comunque magari spiegare meglio dei LEA, nel senso che non tutti magari sanno cosa sì, sono. Sì, rientra nei livelli, diciamo, assistenziali essenziali. Cioè fondamentalmente l'endometriosi è stata riconosciuta come patologia cronica e invalidante, in quanto tale rientra, cioè ad essa corrisponde un vero e proprio codice di esenzione, che quindi agevola le donne nelle procedure diagnostiche, nelle visite, nelle indagini che dovranno fare, purtroppo non nelle terapie, anche se da questo punto di vista la regione Lombardia è forse una di quelle più all'avanguardia, perché proprio recentemente c'è stato un summit in regione dove tendenzialmente si è proposto in futuro, non troppo futuro, spero immediato, la copertura da parte del Sistema Sanitario Nazionale anche della criopreservazione per gli adolescenti e per le donne, diciamo, giovani,
proprio come avviene per la patologia oncologica. Ad oggi le donne, le ragazzine, le ragazze che hanno una diagnosi di tumore, che quindi devono fare un trattamento chemioterapico, quindi gonadotossico, tossico a livello ovarico, hanno diritto alla crioconservazione da parte coperta dal Sistema Sanitario Nazionale. Probabilmente in futuro questo varrà anche per l'endometriosi ed è un passo, diciamo, da gigante, perché i studi parlano di un 70% di adolescenti che avevano o comunque lamentavano un dolore mestruale molto importante, a cui è stata poi diagnosticata tardivamente l'endometriosi. Quindi è una patologia che si manifesta in età riproduttiva, ma la scienza man mano sta comprendendo come le origini dell'endometriosi siano addirittura molto, diciamo, antecedenti, quindi immediatamente dopo il menarche, il meccanismo che causa questa patologia si mette in atto. E ti faccio un'ultima domanda. Ritardo diagnostico, perché sappiamo che, come dicevi tu, è fondamentale riuscire ad avere una diagnosi precoce sull'endometriosi. Come si può fare? Qual è la metodologia? Un aiuto, ecco. Allora, purtroppo domandona. La mia idea è che debbano partecipare più figure a questo processo di consapevolezza, un po' banalmente social, perché il servizio delle Iene ha avuto una risonanza incredibile. Noi abbiamo dovuto praticamente raddoppiare gli spazi ambulatoriali, sembra assurdo, però dopo quel servizio anche solo sentir parlare dell'endometriosi e dei sintomi ha fatto sì che molte donne, anche di loro iniziativa, abbiano prenotato una visita presso il nostro centro. In seconda istanza sicuramente i medici, soprattutto i centri di riferimento. I più grandi tendenzialmente tendono ad organizzare già oggi eventi congressuali, comunque incontri, che sono mirati proprio ad aumentare la consapevolezza anche in chi non si occupa specificamente di endometriosi e soprattutto nell'inculcare determinati concetti nei medici in formazione, che saranno poi i ginecologi di base del domani. Le associazioni, ovviamente, che sono forse il modo più immediato per raggiungere quella che è la rete sul territorio, cioè magari la paziente che non vive in città, in area metropolitana, che ha più difficoltà a raggiungere il centro di riferimento, attraverso queste figure che sono forse le maggiori figure di divulgazione, riescono ad affidarsi alle persone realmente competenti nell'ambito, e poi fondamentalmente anche le scuole. Quindi se sono gli adolescenti a dover essere in qualche modo allarmati su determinati sintomi che non vanno bene, fare una campagna informativa scolastica già al liceo sicuramente potrebbe avere senso per direzionare in maniera corretta queste pazienti. E poi fondamentalmente anche un po' la familiarità, nel senso che non è una trasmissione genetica, però sapere di avere magari una mamma, una sorella, una cugina che ha la stessa patologia potrebbe essere, diciamo, uno spunto per le donne a fare magari un controllo anticipato, un pochino più mirato nella ricerca della patologia. Grazie mille, dottoressa. Grazie a voi. Vorrei passare alla presidente dell'associazione Alice UDV, Francesca Fasolino. Grazie, buonasera a tutti. Benvenuta. Volevo capire come è nata Alice UDV e qual è la vostra missione sostanzialmente. Come è nata Alice? Facciamo un piccolo passo indietro. L'associazione è nata dall'unione di quattro donne. Ci sono qui due presenti, che sono Chiara e Giovanna, cioè Patrizia, e poi ci sono io. Quattro donne che hanno deciso di unirsi con i loro familiari, abbiamo i compagni di tutte e tre le ragazze del direttivo, più mia madre, perché abbiamo pensato di dar vita ad un'organizzazione di volontariato che ci permettesse sostanzialmente di accompagnare non soltanto chi è affetto da endometriosi, ma anche chi ha sospetto di essere affetto da endometriosi, e allo stesso tempo chi sta intorno al paziente, quindi alla persona che soffre, nel percorso di consapevolezza. Appunto, come diceva Primavera, l'associazione si chiama Associazione Lotta Italiana per la Consapevolezza sull'Endometriosi, perché la consapevolezza è un percorso, è un cammino che parte da prima della diagnosi. Abbiamo visto, come ci diceva la dottoressa,
d'altro che c'è un ritardo diagnostico importante, quindi molto spesso la consapevolezza parte da prima, arriva con la inizia con la diagnosi e poi prosegue fino alla gran parte del percorso di vita della persona che ne è affetta. Nasce quindi quest'unione e decidiamo di dar vita a questa organizzazione di volontariato, un'associazione che potesse radicarsi in tutto il territorio. L'associazione porta anche un altro, diciamo, nome vicino all'acronimo di ALICE, che è Endomar Chicken Italy. Sostanzialmente noi ci siamo unite sulla scia di un percorso che è iniziato in Italia 10 anni fa, che è quello del Team Italy della Worldwide Endomar, cioè un movimento spontaneo di donne che 10 anni fa, quindi immaginate un attimo cos'era 10 anni fa, non c'erano i social, meglio c'erano ma non erano così presenti nella vita di ognuno di noi, c'era ancora un forte tabù sul concetto delle mestruazioni, dei problemi femminili, anche della stessa fertilità, no, perché se ne parlava molto di meno, c'era una minore attenzione da parte delle istituzioni, l'endometriosi ancora non era inserita nei nuovi LEA, c'era un disinteresse anche da parte degli organi di informazione. Quindi 10 anni fa viene portato questo movimento che è nato in America e si è diffuso in 60 capitali del mondo, e il movimento culmina nel mese di marzo, che è il mese della consapevolezza sull'endometriosi, con una marcia che viene organizzata in questi 60 capitali del mondo, tra cui c'è anche l'Italia, che è team fondatore, movimento quindi fondatore di questa marcia mondiale, ed è e viene organizzata quindi la marcia anche a Roma, solitamente l'ultimo sabato del mese di marzo. Cosa succede? Scegliamo tutte vestite di giallo per Roma, perché il giallo è il colore dell'endometriosi, ci vedete meglio che qui, perché è il colore simbolo di questa patologia, e inondiamo pacificamente le strade di Roma per chiedere attenzione sostanzialmente rispetto alla patologia, quindi andare anche a stimolare un po' le istituzioni, andando a chiedere quei diritti che per tanti anni ci sono stati negati, e dall'altra parte per creare consapevolezza. Purtroppo a causa del Covid sono 3 anni che la marcia non si fa, qui oggi c'è anche Benny, che faceva parte del Team Italy fino all'anno scorso, e anche lei insieme a Giovanna, a Chiara ed altre donne che erano nel team abbiamo organizzato queste marce virtuali, perché il Covid c'è, fa parte delle nostre vite, ma l'informazione e la sensibilizzazione non si potevano fermare. Cosa consiste la marcia virtuale? Semplicemente un grande flash mob sui nostri canali social, tutte vestite di giallo, quest'anno l'hashtag è stato Insieme siamo più forti, e abbiamo provato a mantenere alta l'attenzione rispetto alla patologia. Non contenti di creare una marcia virtuale, abbiamo deciso di organizzare dei convegni virtuali. Cioè, l'anno scorso abbiamo fatto l'ultima domenica di marzo, in cui abbiamo invitato relatori, ginecologi e altri medici esperti nella diagnosi e nel trattamento della patologia, perché come diceva la dottoressa Bartiromo, l'endometriosi è una patologia che richiede un approccio multidisciplinare sia negli ospedali che al di fuori. E quindi abbiamo dato vita a questo convegno Endo Social Day, quest'anno abbiamo replicato con 2 giorni di convegno, proprio perché vogliamo mantenere alta e viva l'attenzione rispetto all'endometriosi. Quindi nasce l'associazione, nasce un percorso di consapevolezza dove ci auguriamo di accompagnare le donne innanzitutto verso una diagnosi più precoce, che è fondamentale, e poi anche nel percorso successivo, perché guardate, ne parlo proprio anche personalmente, perché io ho 32 anni, ho scoperto di essere affetta da endometriosi nel 2016, però in realtà i miei sintomi erano iniziati quando io avevo 14 anni. Facciamo i conti, io ho ritardo diagnostico addosso di 12 anni. E tutto quello che è successo
da quando avevo 14 anni ad oggi si sarebbe tranquillamente, non voglio dire che il dato lungi da me perché quello poi è una cosa quasi miracolo, però avrebbe avuto la mia vita una, dei connotati diversi, delle caratteristiche diverse se io avessi saputo di avere endometriosi a 16, 17, 18 anni, avessi saputo che cos'era, a che cosa andavo incontro e la mia vita sicuramente sarebbe stata diversa, come diceva la dottoressa. Quindi prendere consapevolezza significa non soltanto comprendere di essere affetti da una patologia che accompagna la donna prevalentemente per gran parte della sua vita, ma significa anche imparare a conviverci, che non è, credo che sia forse tutto questo anche la cosa più, più complicata. Sicuramente sì, sicuramente è una delle cose più, più difficili, però volevo anche chiederti, l'endometriosi ormai è una malattia sociale, diciamo, cioè perché comunque, come diceva prima anche la dottoressa, siamo in tantissime in Italia e nel mondo a soffrirne. Che ruolo hanno le associazioni? Cioè nel senso, cosa fanno realmente poi al di là del, di questi flash mob, della marcia, in questi casi? Come fanno a fare anche il resto, l'informazione, la consapevolezza, eccetera? Dunque, l'endometriosi è una malattia sociale, in che senso? L'endometriosi soffre una donna su 10, si stima, negli ultimi anni addirittura si inizia a parlare di una su 9. Immaginate quindi che in Italia solo abbiamo 3 milioni di persone assegnate femmine alla nascita che hanno la diagnosi di endometriosi. Molto probabilmente ne avremo almeno, si stima, un altro milione che non sa ancora di esserne affetto. Questo cosa vuol dire? Che in una classe oggi, in una scuola media superiore, almeno una ragazza all'interno di quella classe è affetta da endometriosi e non lo sa. Quindi, qual è? Questo vi dà l'idea di quanto impattante socialmente sia l'endometriosi, ma non solo. L'impatto sociale noi lo registriamo su tanti altri punti di vista, nel senso che è una patologia che può essere asintomatica o sintomatica. Soffermiamoci sulla sintomatologia. Sono, c'è una sofferenza importante che inizialmente magari è solo in prossimità del periodo mestruale, poi diventa quasi quotidiana, con una serie di difficoltà proprio a relazionarsi. Allora, la donna che si trova a un certo punto in una stanza al buio e questa luce, immaginate questa luce che inizia lentamente a spegnersi sempre di più, la donna lì al centro che sta cercando di capire che cosa sta vivendo il suo corpo, perché tu ti trovi che vedi che le tue compagne di liceo o le compagne di scuola stanno con il ciclo tutto sommato, sì, magari prendono un antidolorifico ma finisce lì e tu stai per giorni interi a letto che non ti riesci ad alzare. Hai problemi di mestruazioni abbondanti, per cui molto spesso, diciamoci le cose in maniera molto franca, no? Ti trovi anche a sporcarti i vestiti e ti imbarazzi rispetto ad un'amica, ad un fidanzato. Parliamo sempre di una fascia d'età molto delicata, ma siamo in quella fase di adolescenza piena che prepara le giovani donne del domani, no? Questo ha un impatto fortissimo, perché cosa fa? Fa che la donna si chiude, quindi vive una fase di frustrazione, di isolamento, iniziano anche magari per le donne più fragili i periodi di attacchi di panico, di ansia, di stress. Poi dopo la scuola entri nel mondo del lavoro o vai all'università. L'università ti porterà gli stessi identici problemi, quindi avrai la rinuncia ad andare a fare un esame all'università perché magari la sera prima finisce al pronto soccorso con i dolori e non sanno cosa dirti, oppure vai a lavorare e non riesci a svolgere il tuo lavoro. Immaginiamo una donna che svolge un lavoro che deve stare 8-9 ore in piedi, come fa quando al ciclo con i dolori mestruali forti, importanti che porta l'endometriosi, oppure se ha, diciamo, una serie di altre problematiche da questa patologia causate. Quindi l'impatto sociale è fortissimo, sia nella donna presa come singolo individuo, perché a un certo punto c'è questa fase appunto di frustrazione, di chiusura, di isolamento,
ma è anche un impatto nella relazione che c'è tra la donna e il mondo che ruota intorno alla donna. Quindi abbiamo l'isolamento, la rinuncia a lavorare, la rinuncia a studiare, si vive anche il timore di avere una relazione, perché molte donne si vergognano di dire che hanno difficoltà ad avere rapporti sessuali, perché i rapporti sessuali possono essere eccessivamente dolorosi. E poi ci sono anche i fenomeni esterni, il mobbing, la violenza di genere, cioè tutte sono una serie di elementi che noi non dobbiamo dimenticare, perché anche quello, cioè non è che abbiamo di fronte a noi, diciamoci le cose come stanno, una società inclusiva in cui io vado dal mio datore di lavoro e gli dico sono male questo giorno, non posso venire a lavorare. Il datore di lavoro, magari una, due, tre volte chiude gli occhi, dalla quarta, molti datori di lavoro, mi correggo, non credo che la prenderanno così bene. Quindi questi sono tutta una serie di fenomeni, annessi e connessi, che ci fanno capire quanto proprio l'endometriosi sia impattante socialmente e quanto anche vada ad impattare per lo Stato, cioè per il Servizio Sanitario Nazionale. È una malattia che impatta tantissimo. Questo che cosa significa? Significa che le associazioni, come mi chiedevi appunto, ricollegandomi all'endometriosi e sociale, cosa possono fare le associazioni? Le associazioni possono, innanzitutto, rispetto ad una patologia che abbiamo detto richiede un approccio multidisciplinare sia all'interno degli ospedali sia all'esterno, avere la funzione esterna, cioè fare rete. Fare rete significa guidare la donna nel percorso di consapevolezza, invitarla ad ascoltare il proprio corpo, invitarla a non sentirsi pazza, no? Guardiamoci nel 600 le donne con i dolori mestruali venivano abitate come esteriche, no? Quindi ancora oggi c'è questo tabù dove se una donna sta troppo male con il ciclo, vabbè, ma che vuoi, è solo un po' di dolore mestruale, no. Il dolore non è mai normale, il dolore è sempre un sintomo e il dolore non è nella nostra testa, quindi ascoltare il proprio corpo significa prendere piena conoscenza di se stesse e significa poter poi rivolgersi ai centri specializzati. In questo le associazioni supportano per accompagnare la donna, invitandola ad ascoltarsi, fare prevenzione, informazione. Lo slogan della nostra associazione è uniti sulla strada della consapevolezza, cioè è l'unione che fa la forza in un contesto rispetto a quello dell'endometriosi che richiede un approccio multidisciplinare. Quindi il ruolo è quello da essere fil rouge e riuscire a far incastrare i vari pezzi del puzzle in modo tale che la donna e chi sta a fianco della donna si senta meno solo e la donna si senta quindi più compresa, e dall'altra parte è quello di fare da pungolo. È vero, nel 2017 l'endometriosi è stata inserita in OILEA, però attenzione un attimo, è stata inserita l'endometriosi al terzo e quarto stadio. La prima e la seconda ce la siamo dimenticata, non è che ce la siamo dimenticata, è che diciamo c'era una cosa come la coperta era stretta, i soldi erano pochi, quindi l'esenzione 0,63 l'abbiamo solo anche al terzo e quarto stadio. Ora la dottoressa mi fermerà immediatamente se sto dicendo una baggianata, però ancora oggi abbiamo dei criteri di stadiazione dell'endometriosi che sono vetusti, sono superati, perché siamo ancora collegati all'idea che è una patologia che riguarda esclusivamente l'apparato riproduttivo della donna. Quindi abbiamo una stadiazione che non coincide né con il livello di dolore né molto spesso anche con il livello di gravità reale della patologia. L'endometriosi è tutto uguale, quindi sicuramente di questa stadiazione, l'inserimento nei nuovi LEA, speriamo nei nuovi prossimi, quindi di tutte le stadiazioni, perché abbiamo superato questa diversificazione che è sostanzialmente poco utile, per non definire, è del 94, e poi più tutele, cioè non possiamo continuare a dover pagare, non mi sentite più perché si è scaricato, ma non fa niente se non mi sentite al dove la voce. Ah, ok.
Noi siamo ancora, come diceva la dottoressa prima, un controsenso, cioè abbiamo delle terapie che sono quelle farmacologiche che servono ad arginare, ma sono terapie che ci dobbiamo pagare di tasca nostra, e parliamo molto spesso di terapie che costano sulla donna anche 50-60 euro al mese, cioè non è una passeggiata, non è una cosa che tutte le donne possono sostenere, non siamo, diciamo, tutti nella stessa condizione economica. Allora, nel momento in cui quella pillola diventa per me l'unico modo per tenere a bada quello che io ho dentro di me, lo Stato mi deve venire incontro. La tutela lavorativa, la tutela del riconoscimento anche rispetto ad una valutazione più ampia da parte dell'invalidità INPS, dell'invalidità civile, perché tutto questo rappresenterebbe per le donne quel cuscinetto che le consentirebbe di avere, che consentirebbe alle stesse di avere, non so, faccio un esempio, 3 giorni a settimana, al mese, in cui io posso gestirmi al meglio quel dolore e quella sofferenza, in concomitanza con un determinato arco temporale della mia vita in cui la patologia magari scalpita di più rispetto ad altre circostanze. Allora, che cosa fanno le associazioni? Le associazioni devono sostanzialmente anche un po' andare a stimolare le istituzioni affinché aprano le porte, ascoltino questo dolore e facciano qualcosa, perché tutto questo silenzio poi fa male innanzitutto alle tasche del Servizio Sanitario Nazionale, secondo me, perché andiamo avanti negli anni, i danni per la donna possono peggiorare, si aggrava la donna e diventa un peso per il Sistema Sanitario Nazionale, diciamocelo proprio in maniera così elementare, perdonatemi anche un po' la brutalità, però è quello che ci vuole. Allora, nel momento in cui riusciamo a far rete, rispetto ad una patologia cronica, quindi per la quale ad oggi ancora non abbiamo una cura definitiva e che accompagna la donna almeno per 30 anni, 40 della sua vita, io direi che abbiamo vinto. Ultima cosa, premere molto su informazione e formazione. Allora, formazione, l'ha detto prima la dottoressa Bartiromo, non mi voglio ripetere, però ve lo devo dire. Cioè, io so 6 anni che c'è l'endometriosi, ma voi non c'è. Il mio medico di base ancora non sa che cosa sia l'endometriosi. Allora, questa è una cosa di una gravità per me inaudita. Se io vado al pronto soccorso, ho fatto 15 anni di accessi al pronto soccorso, ma voi lo sapete che sono tornata a casa con la diagnosi di sospetta colica renale? E Toradol. Io ho fatto 15 anni di Toradol e sospette coliche renali ed era un rimbalzo continuo tra urologia e ginecologia, ginecologia e urologia, e mi venivano a prendere a scuola con l'ambulanza. È mai possibile che io andavo al pronto soccorso e il pronto soccorso non ha mai detto una volta: ma non è che per caso tu hai l'endometriosi, oppure guarda, esiste questa patologia, forse vai in un centro specializzato. Allora, il vero tema è questo. È un problema di assenza diceva bene la dottoressa, di medicina sul piano territoriale. I medici di medicina generale non hanno quella preparazione tale per fornirci delle risposte. Quindi formazione del primo livello di incontro che la donna fa quando sta male. Quando la donna sta male, va dal medico di base o va in pronto soccorso perché sta effettivamente male, oppure oggi c'è una revisione anche dei ruoli dei consultori, quindi ci auguriamo che anche in questo si possa iniziare a parlare di consultori sempre più di endometriosi. E poi informazione. Se abbiamo 12 anni in media di ritardo diagnostico, ma da dov'è che deve partire questa informazione? Nelle scuole. Allora, con Alice stiamo preparando questo progetto che partirà da settembre-ottobre dell'anno prossimo, che è appunto un fumetto rivolto alle ragazze delle scuole medie superiori, e con questo fumetto racconteremo come cambia la vita di una donna da non consapevole, quindi quello che vi dicevo prima, una donna che si isola, una donna che sta male, una donna che rinuncia alla sua vita tra virgolette normale, lasciatemi passare questo termine orribile, però per dire la vita uguale alle sue coetanee, come la consapevolezza cambia la vita di questa donna, di questa ragazza. Ma se non andiamo nelle scuole, dove dobbiamo andare?
Vorrei parlare anche con i genitori, perché quello è un altro tema ancora. Cioè, molto, ancora oggi noi abbiamo delle ragazzine che hanno paura di andare dalle madri e dire sto male con il ciclo, perché ancora c'è il tabù sul ciclo. Allora io direi che siamo nel 2022, abbondante, le visioni sono cambiate tantissimo, abbiamo, io mi auguro, e quindi a questo punto se ognuno di voi che è qui oggi presente torna a casa e si ricorda di quella cugina, nipote, figlia dell'amica, figlia della vicina di casa o vicina di casa, che ogni volta che c'è il ciclo sta male o ha un'altra serie di sintomi che la dottoressa prima ci ha illustrato, abbiamo vinto come associazione. Io torno a casa felice come presidente di un'associazione, ve lo giuro, perché vuol dire che abbiamo salvato una vita. Ma attenzione, non che con l'endometriosi si muore, quindi abbiamo salvato una vita in questo senso, ma con l'endometriosi sicuramente si vive male. E noi dobbiamo aiutarle queste donne a vivere, non a sopravvivere. Questo con l'associazione. Assolutamente sì. Sono d'accordo su quello che hai detto, che dobbiamo vivere e non sopravvivere, perché è assolutamente basta. No, cioè, è una cosa che penso ha toccato bene o male un po' tutte noi, perché io come te ho iniziato con l'endometriosi a 14 anni, non lo sapevo, mi hanno operata poi d'urgenza che ne avevo 27, quindi capisci che anche lì è un po' difficile la cosa. Poi mi dicevano, proprio riferendomi a quello che dicevi tu, quando andavi in pronto soccorso che ti davano un tordo, che facevi le coliche renali, sì. A me dicevano è psicosomatico, vai a farti un giro in neurologia, vai a farti un giro in psichiatria, ma porca miseria, io sto male. Cioè noi, il nostro ritardo nasce anche dal fatto che i medici che avevamo di fronte non ci hanno ascoltato. Ci liquidavano, sì. Cioè, ah, vai a casa. Anche malamente. Anche in modo molto brutale. Cioè, e allora, è un... ai medici, soprattutto ai giovani medici, io dico sempre, ascoltate i pazienti. Cioè, parlate con i pazienti, perché a volte parlare col paziente è la chiave di volta per poi... Innanzitutto lo fai sentire al sicuro. Diciamoci la verità. Noi quando parliamo, ci troviamo davanti a un medico che ci ascolta, ci sentiamo al sicuro, ci sentiamo capite, comprese. E poi allo stesso tempo dal dialogo nasce la migliore terapia. Le ho girate un po' tutti. Questa persona mi ha detto, io avevo continue emorragie, io praticamente non smettevo mai il ciclo, io dai 14 ai 27 anni avevo sempre il ciclo, sempre. Abbondantissime emorragie continue, comunque facevano poi le punture per fermare le emorragie e tutto quanto, facevo visite di continuo. Mi ricordo una ginecologa che mi diceva, ma non sei contenta? Puoi avere rapporti senza, non protetti, perché così almeno non rischi neanche di rimanere incinta, questa è solo ovulazione, mi diceva. Ma io come faccio ad avere rapporti così adesso? Mi diceva, scusi, ma lei si rende conto, io non sto in piedi, penso ad avere rapporti, ma ci rendiamo conto anche di poi come ti rispondono, come ti... No, aspetta, ma poi il ragionamento peggiore, anche perché uno dei sintomi dell'endometriosi che non riesce a avere rapporti. Esatto. Cioè, parliamo che lei è tutta sta festa, cioè ragazzi, esatto. Riassumiamo un attimo, perché uno dice, sì vabbè, è il ciclo, è doloroso, tutto quello che vuoi, ok. Io dopo esattamente un anno dal matrimonio che dici, cioè, ti dovresti divertire, parlo terra terra, tanto siamo tutti adulti, ti dovresti divertire, no. Endometriosi. E ovviamente non ti dovevo, proprio l'ammazzata, mi dici. E mio marito che mi guardava e dice, tutto bene? No, non dovrebbe essere normale questa cosa, c'è qualcosa che non funziona. Tu vai dai ginecologi, vari controlli, ma anche i cosiddetti luminari, che ragazzi mi viene ancora la pelle d'oca, una visita pagata non so quanto, non so, vabbè, e ti dicevano, ma no, tu ti prendi la pillola, inizi anche con la pillola e dici, va bene, sei già sul cammino giusto, nel senso, sanno cosa stanno facendo. No, ti danno la pillola e si dimenticano completamente di te. E ti dicono, hai l'endometriosi, e tu torni a casa e ti guardi e dici, ho l'endometriosi, che cos'è? Io l'ho scoperta 14 anni fa, fortunatamente nel mio iter ci hanno messo un anno e mezzo a capire cosa fosse, ma perché c'aveva una cista di 10 cm, cioè è un pompelmo. Cavolo, complimenti che te ne sei accorto dopo un anno e mezzo, facciamo l'applauso.
ti operano, perché ovviamente l'unica soluzione era quella, operata, ti danno la cura e poi veramente c'è nulla. Cioè, per fortuna adesso, perché lo posso dire adesso, perché è cambiato totalmente il modo di approcciarsi, si parla di endometriosi. Prima non si diceva nulla, ce l'avevi e c'era un baratro e tu dovevi gestire la pillola, quindi il cambio del fisico, gli sbalzi ormonali, che cioè Shining in confronto non è nessuno, la metto sul ridere perché ragazzi, perché altrimenti dovranno piangere praticamente, lacrime amarissime. La menopausa farmacologica, ammazzata. No, poi quelle, cioè, ci sono le signore che a 50 anni ti guardano, ho le vampate, ma io la capisco, che ti guardano, no, ma è troppo giovane, so tutto, non preoccuparti, esatto. Ti faccio un richiamino di come funziona, perché è così, cioè ragazzi, il problema è quello, che poi ti dicevano cose assolutamente che va, è il contrario di quello che deve essere, cioè... Il tuo figlio, a me è stato detto, e tuttora me lo ricordo perché parliamo di esperienze personali, ginecologo che ti fa la visita, che già lì ti stai piegando in due dal dolore perché ovviamente stai male, ti fanno una visita, ma è il suo fisico che gli sta chiedendo di avere figli. E tu guardi il dottore e dici, ma tu, ma perché adesso mi stai dicendo questa cosa? Che stai così male che... E poi sei pure ignorante, perché parliamoci chiaro, se non lo sai, l'endometriosi, uno dei sintomi che uno potrebbe essere la sterilità, e tu una persona che non sta bene vai a dire una cosa del genere, ma non è possibile. E per fortuna ci siete voi associazioni, guardo tutte queste donne fantastiche, perché vabbè, sappiamo che lo siamo, non ce lo diciamo forse mai abbastanza, detta proprio così, però che c'è questo step, cioè io adesso, se devo pensarmi a 14 anni fa, avere il servizio che c'è adesso, c'è qualcuno che su Instagram fa passare il messaggio, se hai dolori, non è normale, endometriosi, colleghi tutto e dici, hai un punto di riferimento. Ragazzi, prima veramente non c'era nulla. Quindi grazie mille per esserci, ma è proprio un grazie dal cuore, perché altrimenti veramente è la speranza per il futuro. E come dite voi, per la scuola, è la base. Loro hanno raccontato delle esperienze molto intime, no, molto personali. Io potrei raccontare la mia, piuttosto che quella di altre tantissime donne che accompagnavo in questo percorso di consapevolezza con l'associazione. Però guardate come l'hanno fatto. L'hanno fatto con gli occhi che, nonostante il dolore, nonostante... Tanti mi metto a piangere, non posso dare la colpa di ormonio. Nonostante il dolore e le difficoltà, pre-diagnosi, diagnosi, post-diagnosi, anche le rinunce, perché le rinunce ci sono state, lo fanno col sorriso sulle labbra. Allora, cioè, anche questo, guardate quanto è bello tutto questo dolore, questa è impazzita, no, tutto questo dolore che viene trasformato in qualcosa di buono, perché è stato trasformato in qualcosa di meraviglioso. E non lo dico ora perché sono qui. No, ma perché lo sai. Perché così. Sì. È lo stesso motivo per cui è nata Alice, è lo stesso motivo per cui sono nate tante altre associazioni, è lo stesso motivo per cui domani forse ne nasceranno altre 100. Perché? Perché afferriamo tutto questo dolore e lo tramutiamo e proviamo a trattarlo, in qualcosa di bello. Allora io spero che quando... diciamo, tornate a casa e fate quella famosa telefonata, mi auguro, ognuno di voi almeno una persona, voi lo raccontate, diciamo, preallertate la persona, però senza terrorismo, perché quella è una cosa che io ci tengo tantissimo. Infatti a lei l'ho detto al telefono, ho detto che ci vengo, poi fa piacere che la dottoressa abbia detto la stessa cosa, senza terrorismo, perché ogni terapia è un vestito che si cuce addosso ad ogni donna, ogni caso è a sé stante, ci sono i casi più gravi, ci sono i casi meno gravi, sono casi che non avranno mai risoluzioni perché avranno danni irreversibili e un'invalidità totale. Molti di voi qua dentro non l'avrebbero nemmeno mai detto che è un'invalidità totale e che fino a 2 anni fa era in sedia a rotelle. Però ciò nonostante mi sono presa il carico emotivo e non l'ho trasformato in rabbia, perché tanto mi arrabbio, contro chi mi arrabbio? No, semplicemente l'ho trasformato in speranza per il futuro, cioè tutto quello che ho passato io, tutto quello che hanno passato tutte le donne fino ad oggi, le altre donne non dovranno più passare.
e per questo le voglio ringraziare entrambe, perché veramente nei vostri occhi avete sintetizzato tutto quello che diciamo sempre con la luce. Mi sa che abbiamo chiuso probabilmente. Niente, a questo punto se io ci sono ringraziare Monica e tanto perché comunque sono 20 anni che ci sono studi sulle cause che sono partiti da modelli in vivo, in vitro, poi diventati in vivo su animale, su umano, quindi è una storia lunghissima di ricerca scientifica. Io, però sostanzialmente inconcludente, dato stato immunologico che quindi consente a determinate cellule di crescere e persistere dove non dovrebbero essere, c'è un meccanismo probabilmente di reflusso, c'è una suscettibilità genetica e attualmente ci sono studi internazionali di cui peraltro l'Italia è uno dei centri guida, in particolare il San Raffaele e altri centri satellite in Italia, che prelevano donne in tutta Italia e nel mondo proprio per andare ad evidenziare quelli che noi chiamiamo polimorfismi, cioè delle caratteristiche che non siano ereditarie ma ricorrenti in determinati soggetti e che tendenzialmente espongono la donna a sviluppare l'endometriosi nel corso della propria vita. Il futuro della medicina in generale, quindi anche nella ricerca dell'endometriosi, sarà probabilmente la genetica, perché la genetica è il pannello di base dell'organismo, di com'è, di come diventerà. Per cui tendenzialmente la ricerca c'è, però è la genetica, se si riuscisse ad identificare il gene o comunque il meccanismo genetico che determina un alterato comportamento biologico delle cellule, si avrebbe la spiegazione reale. Per ora sono supposizioni patogenetiche abbastanza fondate, ma non si può parlare di causa, perché purtroppo non tutte le spiegazioni sono esaustive per tutte le forme della patologia. Il reflusso, banalmente, che è quella più accreditata, spiega come si possa determinare la presenza di endometriosi nella pelvi o nell'addome, ma già non spiega come è possibile che siano stati descritti casi di endometriosi toracica e addirittura endometriosi cerebrale, rarissimi ma descritti, quindi deve esserci un tassello che tendenzialmente manca ancora. Se c'è qualcun altro che vuole fare altre domande, altrimenti vabbè, concludiamo qui. Ringraziamo la dottoressa Bartiromo. Grazie a voi.